Mister Cesare Beggi, il Parma è in finale del torneo di Vignola, un po' come l'anno scorso. Stavolta non c'è stato bisogno di calci di rigore, al di là di quello trasformato da Marconi, ma Marconi è autore anche del gol decisivo al 41esimo del secondo tempo. Tannor aveva segnato il gol del pareggio dopo che loro ci avevano rimontato, e questo in breve è come è andata la partita. Il tuo giudizio? Sì, diciamo che ho avuto le risposte che cercavo. Cercavo una partita di coraggio, di orgoglio da parte dei ragazzi contro un avversario, insomma, molto importante che disputa il campionato di Primavera 1, quindi comunque sapevamo che poteva essere una partita complicata, ma soprattutto nel primo tempo veramente ho avuto delle risposte importanti anche sotto il profilo del gioco. Siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, soprattutto siamo riusciti a tenere il dominio del gioco, che è quello che in questo momento stiamo ricercando. Dopodiché la partita si è un po', nel secondo tempo si è un po' sporcata e siamo andati sotto nel punteggio, e lì sono proprio contento perché è venuto fuori il coraggio, la voglia di non mollare mai di questi ragazzi che dimostrano veramente di tenerci sempre ogni partita e anche alla nostra maglia, insomma. Si sentiva sussurrare in tribuna che questa era un po' la vera finale della Vignola, questo insomma proprio per il blasone sia del Bologna ma anche del Parma che quella Primavera 1 l'aveva sfiorata. Sì, beh, adesso ancora, cioè, non lo so, io le altre squadre non le conosco, ma noi ragioniamo davvero, queste partite ci servono per avvicinarci poi al campionato e per avere delle risposte dai ragazzi. Ogni settimana in cui lavoriamo mettiamo un tassello in più per la costruzione della squadra e del gruppo. E le risposte che veramente cercavo questa sera i ragazzi me le hanno date. E soprattutto, insomma, mi sembra che ci sia stato già un netto miglioramento rispetto alla prova della scorsa settimana su questo stesso terreno, quando con Limolese, insomma, avevamo fatto un po' più fatica, Sì, forse. beh, adesso piano piano io inizio a conoscere meglio i ragazzi, iniziamo a conoscerci meglio, i ragazzi tra di loro iniziano a conoscersi meglio, iniziano a trovare le giocate poi che ricercheremo anche in campionato. Ci vuole pazienza perché la squadra è nuova, però ripeto, oggi le risposte che cercavamo erano anche di tipo, diciamo, comportamentale, di atteggiamento, di coraggio, e queste le ho chieste e le ho Che Marconi sia tornato al gol è insomma abbastanza importante perché faceva tanto anche nelle scorse partite, ovviamente non mi riferisco solo a quelle di questa stagione, però aveva un po' perso quella confidenza col gol che l'aveva a lungo contraddistinto. Sì, ma Jack è il nostro capitano, quindi è il nostro centravanti, lui è un giocatore per noi fondamentale, importante, è sempre il nostro trascinatore, quindi anche se per una o due partite non fa gol, per noi non è mai un problema, perché comunque il contributo che dà alla squadra è importantissimo anche quando non fa gol. E come ricordavamo anche all'inizio, un grosso contributo l'ha dato Tanno perché quando si è trattato di ribaltarla a nostro favore, ci ha messo del suo non solo con il gol, ma appunto anche, secondo me, mettendoci quel qualcosa in più per trascinare i compagni. Sì, è entrato bene. Quello che chiedevo era di essere dentro la partita per tutti i 90 minuti. Lui ha dimostrato di essere concentrato sin dal primo momento, è entrato e ha avuto un impatto importantissimo. Di questo io ne sono contento, è un ragazzo che si sta allenando molto bene e che comunque ha anche margini di miglioramento. Lui conosce quali sono i suoi limiti di oggi e ci sta lavorando e noi siamo contenti di lui. Allargando il discorso alla stagione che ormai è imminente, l'altra volta avevamo conosciuto da poche ore quelli che erano gli abbinamenti, i gironi, questa volta abbiamo appreso ufficialmente quello che sarà il regolamento della prossima stagione, ma soprattutto il calendario del nostro girone di Primavera 2, il calendario che immagino avrai analizzato. Sì, l'ho analizzato abbastanza velocemente, nel senso che comunque le avversarie le conoscevamo, le dovevamo incontrare tutti. Molto bella la prima giornata, chiaramente incontrare subito il Genoa, una delle favorite, per noi è una cosa bella. Noi li aspettiamo e speriamo di fare un'ottima partita contro di loro. Grazie mille. Prego.